Amici di Sport Perugia TV, eccoci trovati di nuovo nel nostro studio, il nostro consueto appuntamento settimanale per parlare delle vicende del Perugia Calcio. Insomma, si muove qualcosa in fatto di campionato, quello di C che ripartirà il prossimo weekend con la gara inaugurale il 27 settembre. Il Perugia affronterà in casa il Fano, infatti conosciamo già la composizione dei gironi, anche quelli che sono i calendari. Tiene banco poi anche un mercato che in questo momento non eccita, diciamo così, proprio non stimola le menti dei tifosi. Per farlo oggi, per parlare, per commentare, abbiamo di nuovo il nostro Danilo Tedeschini. Ciao, ciao Nicolò, e una buona serata a tutti i nostri web spettatori. Senti Danilo, da dove vogliamo partire? Intanto forse partiamo con l'analisi di quello che sono i gironi, i raggruppamenti. Non c'è stata nessuna sorpresa, Perugia è inserito in quello B, girone centrale, parte diciamo orientale con le squadre marchigiane, romagnole, insomma quelle del nord. Ci sarà l'Arezzo e non il Piacenza, quindi torna il derby, qualcuno lo ritiene il vero derby rispetto a quello della Ternana. Si dice sempre che questo girone, lo B, sia più semplice, coefficiente di difficoltà meno elevato rispetto agli altri due, chiaramente soprattutto rispetto allo C, quello del sud, però spesso questa cosa alle volte viene smentita dal campo, oppure non è così? Ma sulla carta il girone C dovrebbe essere un pochino più difficile, però vediamo negli anni che anche l'anno scorso il playoff l'ha vinto una squadra del girone B, quindi sono salite due squadre, parlo della Reggiana, certo, del girone B. E del girone C, nonostante il Bari fosse stata, era la favorita iniziale, non è riuscita a salire neanche attraverso i playoff. Per cui diciamo che nel girone C, tranne 4-5 squadre, le trasferte sono tutte difficili. Nel girone B invece, al contrario, ci sono 4-5 squadre che se la lotteranno. Poi per il resto non mi sembra un girone difficilissimo. Però è chiaro che devi arrivare primo, e per arrivare primo devi avere una squadra molto molto competitiva, che al momento non mi sembra ci sia. Senti, intanto rimanendo sul tema del girone, ti voglio chiedere se già intravedi, in base anche ai movimenti delle altre, possibili favorite, possibili outsider, sorprese, se hai seguito un po' i movimenti delle altre. 6 anni di B ci hanno un po' arrugginito con la C. Ma infatti questo l'ho notato. Esatto. Ho dato uno sguardo, anche se non, sinceramente non ho ancora accettato la categoria, per penso dirla alla ancora. Sarri. Non penso nessuno. Che accusava il pubblico perugino di non accettare la categoria. E quindi che ti dico? Sulla carta le solite, parliamo di Padova, parliamo di Triestina, ma sorpresa potrebbe essere la Feral Pisalò. Sul Cesena non credo che abbia una squadra, almeno al momento, adatta per fare il grande salto. C'è il Carpi. Ad Arezzo che situazione c'è? Ad Arezzo hanno cambiato proprietà, stanno allestendo la squadra, vedremo. La incontreremo subito alla seconda giornata al comunale di Arezzo, quindi ecco che c'è quel derby che dicevi tu, quello del lago, tanto per... Sì, dell'Etruria, non so qualcuno come lo chiama. Non... Io lo chiamo derby del lago, anche se il lago è tutto perugino, tranne un piccolo pezzettino di Borghetto di Prepo che è diviso, parte con Perugia e parte con Arezzo. Facciamo anche geografia, facciamo anche un po' di cultura. E quindi tasteremo subito, poi alla terza, se non sbaglio, arriva il Cesena e alla quarta andiamo a Mantova, sì. Una nobile decaduta che stenta a rientrare nel grande calcio. È tutto un interrogativo questo girone, lo dovremmo vedere un po' strada facendo, che poi lo sai, anche in B succedeva che la carta... Veniva, in Serie B veniva ribaltata in maniera anche clamorosa. L'anno scorso le volte. Il Bari doveva fare una passeggiata di saluto, invece non è salita, è salita la Regina. Beh, ma l'esempio siamo noi a Perugia, che l'anno scorso dovevamo fare, non dico promozione diretta, ma un quarto, quinto posto minimo, e ci siamo ritrovati alla fine. Vabbè, l'avevi detto anche tu, Danilo, che puntavamo a un posto puntavamo nel buono, a migliorare nel la posizione dell'anno prima, che ma non si è migliorato niente. Certo.
nessuno poteva pronosticare una retrocessione esatto, a giugno. Esatto, questo, cioè nessuno avrebbe pronosticato la retrocessione del Perugia. A luglio, prima della partenza del campionato. Infatti. Tornando invece alle questioni di casa nostra, c'è un mercato che fatica a decollare. Registriamo in giovedì 17 oggi, giusto? Meno 10 dall'inizio del campionato. Sì, meno 10 dall'inizio del campionato, proprio siamo precisi. È arrivato il solo Salvatore Burrai, ingaggiato negro, difensore del Monza, ma in prestito. Anche Murano è ufficiale, ma non basta questo, mi sento di dire, anche perché tutti gli altri giocatori presenti in rosa, comunque sia, rimangono tutti in bilico fino all'ultimo, perché arriva un'occasione, un'offerta importante, i vari Mazzocchi, Di Chiara, Falzerano, Dragomir, Melchiorri, sono tutti comunque sia papabili ad una partenza. Quindi ti chiedo, in queste situazioni, come può un allenatore giovane, bravo, anche preparato per certi versi come Caserta, operare al meglio e preparare un campionato che almeno a parole dovrebbe essere di vertice per riconquistare la categoria persa? Parole speriamo anche a fatti, perché non è che sì, noi parliamo a, insomma, prima che parta il campionato. Esatto. E non so se hai letto sicuramente il mio post che ho messo ieri su Facebook, nel quale devo dire che è stato un po', mi ha lanciato un assist su, con un messaggino nel quale parlavi di colpi, mi hai fatto leggere articoli. No, facciamo riferimento al fatto che forse le volte si esagera come colpi, ogni si esagera anno un si parla. Non ha, evidentemente la retrocessione dell'anno scorso non ha insegnato niente a qualcuno, perché si continua, tutti quelli che arrivano a Perugia sono colpi, sono bravi, si illude la gente. E allora cerchiamo di analizzare le cose con, anche se noi l'abbiamo sempre fatto. Sì. I tre arrivi: Salvatore Burrai, quasi 34 anni, ottimo giocatore tecnicamente, ma diciamo la verità, è venuto a Perugia non perché gli piace il cioccolato, ma perché a quasi 34 anni gli hanno offerto un triennale. Un triennale. Ma l'ha detto lui, non era scontato un triennale a quell'età, l'ha detto lui. Ora, questo mi ricorda un po' un certo Taddei, che all'epoca, a quasi 34 anni, arrivò qui. Cavoli, speriamo di no, che non faccia la stessa parabola. Taddei della Roma, che arrivò qui, a Roma stava giocando abbastanza bene, come Burrai ha fatto i due migliori campionati della sua carriera, proprio gli ultimi due a Pordenone. Però, come li ha fatti? Li ha fatti innanzitutto in una squadra molto fisica, strutturata proprio da tessere, che ha questo tipo di gioco, che gli ha messo a fianco società e poi tessere in campo, l'hanno messo nelle condizioni migliori, perché a fianco c'aveva Pobega 1,86, Misuraca 1,81, ma quando non giocava Misuraca giocava Mazzocco, sì, se non sbaglio, 1,85, tutta gente bella fisicamente tosta. Possente. E chiaramente con i Marcantoni vicino Burrai si è espresso al massimo. Forse anche più libero di impostare con gli altri che facevano più battaglia. C'ha un piede buono, facevano pressing, ve lo ricordate il Pordenone come giocava, no? Anche se Burrai contro di noi non giocò né all'andata né al ritorno, vero? Vinsero lo stesso. Vinsero lo stesso, vabbè. Ma quello più per demerito nostro. Sì, vabbè. Soprattutto al ritorno che per merito del Pordenone. E però dobbiamo costruire attorno a Burrai, per farlo rendere al meglio, anche se l'età avanza, un centrocampo fisico. E per adesso abbiamo i soldi Falzerà, i soldi Dragomi, Juan e Moscati. E allora, signori, il povero Caserta, come dicevi tu, a 10 giorni dal campionato si trova ad avere giocatori che stanno dalla mattina alla sera attaccati al telefonino per vedere se magari qualcuno li chiama, il procuratore, per andare. Lo sappiamo, ma è probabile che accada anche questo, perché si sa che molti giocatori non vogliono rimanere a Perugia. Sì, ma è nelle logiche del calcio, una squadra che retrocede alla fine. Esatto. Tutti gli allenatori, quando commentano il mercato, dicono che finisce, a meno male è finito, perché i giocatori non sono concentrati al massimo. Ancora di più quest'anno con questa situazione. Sono retrocessi. Molti non vogliono rimanere, hanno richieste, la società però vuole guadagnarci
E quindi la situazione è questa. c'è questa situazione stantia, no? In cui si aspetta sempre. Esatto. E non mi sembra, tra l'altro, che né Burrai né Murano, adesso ne parleremo, né Negro siano giocatori richiesti dal tecnico, sono più giocatori Voluti dalla voluti società e presi dalla dal società. direttore sportivo, che ha Esatto. trovato, è stato bravo a trovare queste situazioni, le ha sfruttate. Sarebbe anche lecito che Caserta venisse accontentato su qualche nome da lui prescelto, Per il suo giusto? modulo. Murano, 30 anni a gennaio, febbraio. Mi sembra, quindi Classe 90, insomma. classe 91, 91, siamo ok, quasi ai 91, limiti dei 30 esatto. anni, a campionato in corso. Quanti gol ha fatto Murano? Io sono uno dei 5, io valuto il centravanti sui gol, c'è niente da fare. Ok. Ha fatto 63 partite in Serie C, ha segnato 19 gol, che non è una cattiva media, assolutamente. Un gol ogni 3 partite e mezzo. Però vediamo che l'anno scorso, che è stato il miglior anno dopo quello di Trapani, dove fece 10 gol, di gol ne ha fatti 9. Ora, per una squadra che si deve salvare in C o fare un campionato tranquillo, un centravanti che fa 9-10 gol va Va benissimo. bene. Per una squadra che deve arrivare prima, lo ricordo, noi dobbiamo arrivare primi, perché arrivare secondi o addirittura dopo, significa andare in un playoff con 28 squadre, se non erro, che è più facile che io faccio, se, non dico 6, ma 4 al Superenalotto che a vincere i playoff, va bene? Quindi bisogna arrivare primi, ci vuole un bomber da 15-16 gol, oltre a quei centrocampisti di cui parlavamo prima, e al momento non ne vedo. Si Oppure parla di un interessamento per il barese Simeri o Simeri, sì. Simeri, ma anche lui di gol pochini, è Comunque un'ala. sia, cioè il Bari per liberarlo, penso Ma il che Bari ha tante di quelle punte di questo è una vero, certa questo è vero. importanza che. Però nel senso, magari Murano ci può anche stare nell'ottica magari una rosa in cui ha più soluzioni. Io mi rifaccio sempre, no, all'annata in Ma cui Murano è un abbiamo. centravanti. Esatto. Melchiorri che cos'è? E nel 4-3-3 io fatico Facciamo a, fall'ala? Non credo. fatico un pochino E a allora localizzarlo. Murano andrà a sostituire Melchiorri, che probabilmente è E poi uno c'è di quei anche però la giocatori. questione Bianchimano. Che facciamo? Bianchimano, questo torno al discorso colpo, perché bisogna presentare come colpo Murano? Ho detto quanto ha fatto, 9 gol in 23 partite, 26 partite l'anno scorso, 19 gol nelle 66 partite, 63 partite disputate in C. Noi abbiamo Bianchimano, che non è più un colpo, perché ormai è stato un colpo, che in Serie C ha fatto 88 partite, ha fatto 22 gol. Cioè, invece di segnare ogni 3 partite e mezzo, ne segna un gol ogni 4 partite. Allora dico, bravo, benvenuto Murano, ma secondo me è una scommessa a 30 anni, perché al momento con i numeri vale Bianchimano o poco più. Al Perugia serve altro per vincere il campionato. Chiaro. Vedo che la regia ci fa dei segni, ragion per cui forse. Sì, nel senso andiamo nella parte finale. Io ti dicevo, mi rifaccio sempre, no? Un pochino, anche se magari la C può essere un po' cambiata, alla squadra che ha vinto la categoria nel 2013-2014. E io mi ricordo che magari anche se non avevamo il Mazzeo bomber, esatto. 14 gol, Eusepi Esatto. 14 Anche gol, un paio di 28, attaccanti, esatto. ma giocavamo con un modulo diverso. Giocavamo con modulo diverso, anche se abbiamo adottato il Abbiamo iniziato 4-3-3, con 4-3-3, esatto. ma la svolta c'è stata dopo un mese di fine gennaio, inizi febbraio, dopo la famosa vittoria, grande vittoria di Lecce, abbiamo avuto un appannamento. E lì Campione, e devo dire anche chi l'ha consigliato, la A società, cambiare il modulo. ha cambiato modo, è passato al Sì. 3-5-2 e Però lì sono quello esplosi, che dico io mi soprattutto sembra Fabio Mazzeo. assolutamente. Non avevamo noi il capocannoniere della categoria, se non erro, ma avevamo
28 tante gol in due. Sì, vabbè, però nel senso non avevamo un bomber, quale puntavamo tutto. Esatto, è questo che volevo dire io, e qua arrivo io e ti dico che avevamo un Fabinho che almeno per una parte larga della stagione creava superiorità, prendeva falli, espulsioni, avevamo Nico che faceva tanta legna, Moscati, gol, qualità, Felipe, grandi geometrie, avevamo anche ottima manovalanza, mi ricordo Vito Francesco, mi ricordo tutta questa gente qui, eccetera. Qua che abbiamo? Abbiamo un certo Conti, terzino destro. Bravissimo, cioè Comotto, l'esperienza, avevamo tantissime cartucce, ognuna con una sua peculiarità. Qua cosa abbiamo? Comotto, passo al terzo acquisto, Nero. Sì. Altro colpo letto sui giornali. Signori, l'anno scorso Negro non ha giocato 8 minuti da settembre, da agosto alla fine di gennaio nel Monza. Cioè, tutto il giorno d'andata e 5 partite o 4 del giorno di ritorno, non l'ha visto mai il campo, 8 minuti. Dopodiché è stato ceduto, dice, ma il Monza c'aveva uno squadrone. Certo, doveva vincere il campionato. Anche noi dobbiamo vincere il campionato. Il Monza, per farlo giocare, perché non avrebbe mai giocato, l'ha dato alla Viterbese, e nella Viterbese ha giocato da febbraio al lockdown le 7 partite da titolare. Ma la Viterbese era una squadra da centro-bassa classifica. Certo. Mi pare che non ha fatto neanche, non è rientrata neanche nei playoff. Appunto, dai. Quindi parliamo di un giocatore da scoprire, questo 25 anni, però non è un... Non è un cioè, nel senso, noi con quando tutto abbiamo... Che io non potevo vedere a Jomber, mi pare che tra Jomber che è andato però via... Però comunque sia preferiamo Jomber. Insomma, cioè nel senso, quando abbiamo vinto la Serie C, noi partivamo con Scognamiglio, con Comotto, una soluzione di Conti, lusso come Massoni. Conti, Vito Francesco, avevamo, cioè, adesso abbiamo dei giocatori reduci dallo scorso anno, mi ricordo, avevamo Daffara all'inizio, avevamo Sini, poi Sini, è arrivato Franco. Nel girone tutta di ritorno, gente che poi ha proseguito Franco nella Salernitana, capito, quindi insomma faccio fatica insomma a pensare almeno a una partenza ottimale del Perugia in questo campionato. E quella squadra ha vinto il campionato all'ultima partita col Frosinone. Appunto, però non io ti l'abbiamo dico, vinto esatto, come esatto, il Monza esatto, con 20 punti di vantaggio. Esattamente, magari era anche un campionato forse più difficile rispetto a quello che ha disputato il Monza. Questo non lo so, però mi sento di dire che il Perugia sicuramente difficilmente arriverà a questo primo appuntamento ufficiale con una rosa pronta e accettabile. Bisognerà fare un pochino necessità virtù, non so quanto sarà pronta anche alla fine del mercato. Bisogna mettere in condizione questo nuovo tecnico, che mi sembra una persona preparata, l'ha dimostrato, ha vinto il campionato 2 anni fa, l'anno scorso ha avuto un girone di ritorno pessimo, brutto, perché dopo che l'andata invece aveva fatto bene, ma insomma a Caserta bisogna dargli una squadra competitiva, perché esatto, i miracoli non li fa Mourinho, non li fa Guardiola, quindi che vogliamo che li faccia Caserta? Certo, Caserta certo, farà il suo. Tra l'altro complimenti, perché si è diplomato, ha preso il tesserino UEFA più adesso, per allenare anche agli alti livelli, credo, la abilitazione. Certo. Danilo, io direi di chiudere qua questa puntata, perché abbiamo già parlato un po' di tutti gli argomenti principali. Insomma, potete seguirci sul nostro giornale su Sport Perugia per gli ultimi aggiornamenti sulle questioni di mercato, su tutti gli altri argomenti che riguardano il Perugia Calcio. Termino sì, vai, con l'ultima una chicca cosa sulle cessioni. Signori, chi è responsabile della retrocessione del Perugia? È inutile tenerlo tra l'altro contro olio, e ce ne sono tanti lì in mezzo. Certo, però il tempo insomma scorre. Grazie Danilo, grazie per essere tornato a trovarci. Grazie a voi. E salutiamo tutti i web spettatori che ci seguono sulla pagina Facebook di Sport Perugia, sul canale YouTube. Ci troveremo prossima settimana, penso, per la puntata introduttiva a quello che sarà il primo impegno del Perugia Calcio in casa contro il Fano. Grazie. Buonasera.